Un nuovo tomografo a risonanza magnetica a disposizione della sanità e dei pazienti. Oggi la presentazione. Presentato oggi a Campobasso il nuovo tomografo a risonanza magnetica, un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata per garantire il miglioramento del dettaglio clinico. La risonanza magnetica, conosciamo, è un'apparecchiatura diagnostica che utilizza il campo elettromagnetico. È una macchina di un tesla e mezzo, quindi molto abbastanza potente, di ultima generazione, è dotata di tutti i software più innovativi per lo studio dei vari apparati e dei vari organi. Un'attenzione è stata data anche al comfort dell'apparecchiatura e della sala. La macchina è dotata di un tunnel più ampio, con un diametro di 75 mm, centimetri, quindi il senso di claustrofobia che si avverte entrando nel tunnel di risonanza magnetica è molto mitigato da questo diametro del tunnel. Potranno essere effettuati studi di elevata qualità, soprattutto per l'encefalo. Questo è stato fatto in virtù dell'istituzione della Stroke Unit qui a Campobasso e quindi come ausilio diagnostico era necessario averla questa apparecchiatura. Le risonanze magnetiche, le TAC invece sono TAC di ultima generazione anch'esse, 128 strati di Campobasso e di Isernia, apparecchiature anch'esse dotate di tutti i software applicativi di ultima generazione e questo ci permetterà sicuramente di avere un miglioramento del dettaglio clinico, del dettaglio dell'immagine che ci aiuterà nella diagnostica. Di molto, cioè ripeto, è un passo importante per la Regione Molise. La TAC è operativa già a Campobasso e a Isernia. A Termoli deve ancora essere montata perché a Termoli c'è un progetto ancora più ambizioso, se riuscirò a realizzarlo, è quello di creare una radiologia di pronto soccorso. Per il direttore generale dell'ASRM, Oreste Florenzano, resta fondamentale investire le risorse a disposizione per migliorare il servizio sanitario. Far quadrare i conti e dare una risposta sanitaria è una cosa molto complicata, ma noi dobbiamo fare proprio così. E per fare così, però, non dobbiamo pensare al risparmio, come qualcuno ha inteso dalle mie parole, no, è il contrario. Noi dobbiamo pensare a dare sanità, ma a darla nel migliore dei modi, utilizzando tutte le risorse che abbiamo. Utilizzare tutte le risorse significa non sprecarle, utilizzarle in maniera oculata.